batta contro una squadra su un derby della nostra provincia, se in qualche punto di casa dovremmo perdere, abbiamo già perso oggi, però non è poi la fine del mondo, insomma. È inizio di un campionato, un primo anno che noi ci partecipiamo, una squadra nuova che ha bisogno di tempo per potersi amalgamare sicuramente. Noi ne facciamo un dramma, siamo stati molto sfortunati, speriamo di essere più fortunati nel futuro, già da domenica prossima dobbiamo riprendere il campionato. Ci affacciamo a questo campionato per la prima volta con una squadra sicuramente competitiva o quantomeno che può dire la sua, non ci dubbiamo di niente e di nulla, dobbiamo fare un campionato tranquillo per il posto che ci è detto, che ci spetta. Ripeto, non è successo assolutamente nulla, e prendere un gol a 20 secondi dalla fine, sbagliare un rigore, può capitare, con noi alla persa, agli amici della persa, che aver pareggiato la partita alla fine, qualche colpa l'abbiamo anche noi, ma credo che sia una colpa più di amalgama di squadra piuttosto che problemi più seri. Avevo tempo per poterci rifare, siamo solo all'inizio. Ma il mister svolge il suo lavoro, lo svolge nel miglior modo possibile. Il curriculum del mister è un curriculum che ha delle note molto positive, per cui automaticamente non credo che sia un problema. Se lui ha fatto questa scelta, se a 20 secondi dalla fine quel gol non entrava, oggi staremo a parlare di altre cose. Forse se qualche difetto nostro doveva essere messo in mostra, questa partita l'ha messo in mostra. La cosa importante è che l'ha messo in mostra all'inizio del campionato, per cui non è successo assolutamente niente, correggiamo la rotta, andiamo avanti, perché il campionato è lungo, con la stessa armonia, con la stessa volontà con la quale siamo andati avanti fino ad ora. Questo lo vedremo col tempo, se necessario fare una correzione la faremo. Abbiamo visto che non c'è la parte nostra, c'è stata sempre la volontà a poter fare sempre di meglio. Ma ripeto, alla seconda di campionato è inutile parlare di qualunque tipo di cosa. Non è successo nulla. Domenica viene, sabato viene la Jugoslavia, grande partita, grande possibilità di rivalsa da parte nostra. Se dovessimo vincere saremo lì, non è successo niente. Allegramente diciamo che prendiamo questa giornata come una giornata sfortunata, speriamo col tempo di avere una giornata anche noi fortunata di poter vincere qualche partita a 20 secondi dalla fine.